ragazzi. Paurosa. Oh, che te va a mangiare? Anzi, oggi ha deciso che se vuole mangiare, lo ha deciso Andrea Gottsch 6355. Che dice? Ciao Ruben, allora gli ingredienti per la prossima ricetta sono salmone affumicato, pistacchi, parmigiano, basilico, e sono già i quattro, poi lui aggiunge anche aglio e olio extravergine d'oliva. Quindi questo è il commento, leggete bene, lui ha messo 6 invece che 4, va bene. Oggi siamo andati sul facile. Perché siamo andati sul facile? Perché l'altra volta ho fatto quel risottino con gli ingredienti che mi aveva dato Yoko Male Mayoko, che non mi ha convinto proprio tanto. Quindi oggi ho preso degli ingredienti sì particolari, ma che ci possono dare un piatto che sono abbastanza sicuro, sono sicuro all'87%, facciamo anche 90%, dai, che verrà un piatto buono. Perché? Perché faremo una pasta, ho scelto dei rigatoni, con un pesto di basilico, pistacchi e parmigiano e salmone affumicato. E ragazzi, guardate il colore di questo salmone affumicato norvegese, wild, selvaggio, salmone selvaggio ragazzi, guardate il bel colore, assaggiamolo un pochetto, ah, si scioglie in bocca. Scegliamo ingredienti buoni. Quindi oggi qualcuno ci potrebbe chiamare food pornaro? Ci potrebbero chiamare food pornari? Potrebbero? Vabbè, non è pistacchio vuol dire food pornaro. Pistacchio è un alimento abusato dai food pornari, ma se lo sappiamo usare bene possiamo fare dei gran piatti. Vabbè, e quindi iniziamo. Iniziamo, vediamo gli ingredienti. Allora, basilico fresco, guardate come scrocchia questo basilico, pepe, limoni, salmone affumicato, aglio, acqua, rigatoni, anzi mezze maniche, parmigiano, pistacchi, sale e olio. Che ci vuole? Mi dovete dire? Niente. E infatti la prima cosa da fare è togliere l'acqua perché devo tostare i pistacchi. Ruben, inizi subito male. Padella sul fuoco, pistacchi giù e li facciamo tostare bene bene bene, ok? Devono appena appena sentire quel saporino di tostato, per l'appunto, perché li stiamo tostando per fare il pesto. Facciamo uscire tutti gli oli essenziali. Poi questi pistacchi sono belli, li ho sbucciati a mano io uno a uno. Cioè, vabbè. Buono, un po' dolciastro, bello. Intanto ci prepariamo il basilico. E cosa facciamo? Solo le foglie, giù. I gambetti da parte per un'altra ricetta. O forse li utilizzeremo anche per questa, mo vediamo. Così, solo le foglie ragazzi. Guardate che bello, tiè, vai. Una a una, basilico ragazzi. Profumo d'Italia, questo secondo me è l'ingrediente, uno degli ingredienti che rappresenta di più l'Italia. Pesto, pasta al pomodoro, parmigiana di melanzane. Dimmi qualcos'altro, Gio. Tutto, io metto tutto. Ti piace il basilico? Margherita. La pizza margherita, il tiramisù. Allora, giù il basilico, questi li mettiamo da parte. Anzi, facciamo? Guarda, faccio nell'acqua della pasta. Profumiamo l'acqua della pasta, Raga. A me ancora un mano del premio Nobel, ma secondo me a breve mi arriva, Che ne sanno gli altri? Che ne sanno gli altri, perfetto. Allora, pistacchio tostato. Alla perfetta. Ah! Alla perfetta. Ah! L'acqua la rimettiamo qua. Questa la leviamo prima che scoppia. Ok, dopo questi trick, oggi dicevo proprio che a me mi piace cucinare scomodo. Mi piace, che devo fare? Allora, pistacchio giù. Ah, ce ne lasciamo giusto qualcuno così. Voilà, pistacchio giù. Alla grande. Poi andiamo a mettere il parmigiano. Anche questo non tutto, un po' lo lasciamo. Il parmigiano. Ci andiamo a mettere un po' di succo di limone. Sì, ma prima la scorza. Scorza di limone dentro. Bella profumata, ragazzi, Così. E la foglia, perché questi sono limoni calabresi sempre. Via. Mamma mia, un brodo dove cuoceremo la pasta, fantastico. E poi anche il succo. Ci dà un po' d'acidità a questa pasta, no? Perché sennò pesto è abbastanza grasso perché c'è il pistacchio, il parmigiano, il salmone, un pesce grasso. Ci serve un po' di acidità che andremo a bilanciare bene con il succo di limone. Perfetto, poi pepe, sale. Sale certamente. E andiamo, proprio perché ha voluto dare 6 ingredienti, a mettere anche una puntina d'aglio, come dice Cristian De Sica, una puntina. Giusto, una puntina. Giorgio. Una puntina, ok? Così. Oh, e dai. Vai. Puntina, ma poco, Poco, ragazzi. Poi se vi piace tanto, mettetene di più. A posto. Lasciamo un attimo. Ah, importante, goccino d'acqua fredda. Poi aggiusteremo bene la consistenza. Perfetto. A questo punto l'acqua bolle quasi. Iniziamo a frullare.
Ci sei? Ci siamo? Iniziamo a frullare olio extravergine alla mano e mentre frulliamo aggiungiamo l'olio. Più frulliamo e più lisciamo. Questa è una frase di Gandhi. Joshua, metti in dito. Dai. Metti in dito. Oh! 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 Devo dire. Bono vero, direi. Devo dire. No, bono vero. Che ti devo dire? Bono vero. Questa è l'unica cosa che mi ha detto, è bono vero. Porca trota. No. Trota, ho detto trota. Ah, scusa, trota. Ma ce l'ho anche qua il salmone, che amico, trota salmonata, cose. Ragazzi, colore eccezionale, volevo far vedere meglio, eh? Questo, oh, immaginatelo anche su una pizza calda aperta, pesto di pistacchio e salmone. Bada come la fuma! Bada come la fuma, perché ancora non mi ha assunto. Allora, andiamo giù con la pasta? Ci andiamo giù con la pasta o no? E non bolle, vabbè. Nel frattempo, i sciacchi. Ci andiamo a tritare a coltello, li lasciamo un po'. Che fai? C'ho fame. Però. Buoni, ho scelti bene. Non so De Bronte, ma l'ho scelti bene. Dovete sapere che la maggior parte dei pistacchi nel commercio sono pistacchi americani, ragazzi. L'America produce tipo il 90% dei pistacchi mondiali. Lo sapevi? Lo ma sì, perché Bronte è piccola così, ragazzi. Se tutto il pistacchio che vendessero nei supermercati fosse De Bronte, Bronte sarebbe tipo un paradiso fiscale, secondo me. Mentre Bronte è così, se vai a Bronte non sai manco dove stanno i pistacchi. Però il pistacchio di Bronte è eccezionale. Che cambia? È più buono, solamente che devi essere ricco per mangiare il pistacchio di Bronte. Voilà. No, no, buono, il pistacchio di Bronte è il pistacchio migliore della terra, secondo me, buonissimo. Solo che non sempre si trova e soprattutto non sempre quando ti dicono pistacchio di Bronte è veramente di Bronte. Ecco, questo è un problema. Questo è un problema, è una frode. Commenti sul Made in Italy, indignatevi. È una frode, capito? Comunque, è successo. Guarda che secondo me tanta gente ti chiederà, visto che prima l'hai menzionato, Qual è il posto più strano dove hai cucinato? Posto più strano dove hai cucinato? Qual è il posto più strano dove hai cucinato? Pensavo un'altra domanda. Il posto più strano dove ho cucinato? Ho cucinato in mezzo a un'azienda di metalli, al centro della siderurgica. Ho preso tipo uno di quei tubi grossi e larghi. L'azienda siderurgica è de famia. Mio padre ha messo il fuoco che usciva da sopra e io con una padella mi sono messo a cucinare e ho fatto delle uova al tegamino molto buone. No. Lo sapevi? No. Mo lo sai. Salmone, passiamo al salmone. È tutto sto casino che fanno al tegamino. Vabbè. Mi fai cucinare? Andiamo a tagliare a julienne. Così. Perché sai, facciamo così? Perché così entra bene bene tutto dentro alla pasta, al rigatone, capito? Bello, fino fino. Ta ta ta. Fai. Mentre cucini. Capito? Fallo ogni tanto, prova, eh. Poi voglio fare un'altra cosa, perché grattugiato è buono il limone, ma come ho fatto prima, soprattutto se abbiamo dei limoni di qualità come questi, calabri, che parlano un po' così, queste. No, questa è siciliana. Come parlano i calabri? Come parlano i calabresi? Calabrese. A calabrese parlano così, è vero. Allora ci facciamo. Prima delle strisciolene, ma mi raccomando, solo col ciallo. Del limone. E poi piano piano, guarda come devi mettere le mani. Baciamo le mani. Guarda, fino fino. Andiamo a fare una julienne, capito? Fino fino, così. Che si sente un pochino. Tac tac ta. E basta, ragazzi, siamo pronti. Siamo pronti, siamo pronti. Anzi, come dice un mio amico, sei perfetto. Dice il mio amico Alessandro del ristorante La Marina. Allora, due cucchiai di pesto, bella abbondante, facciamo la sta pasta. Poi andiamo dentro con quasi tutto il pistacchio tritato, quasi tutte le scorzette di limone, perfetto. Ci mettiamo anche quasi tutto il salmone. Lo sto facendo così perché in questo modo mi lascerò un pochino di roba per guarnire sopra, ok? Ok? Bravo. E giriamo. Io ripeto, questo penso sia un condimento per una pizza che è top proprio, eh? E dopodiché via con la pasta ancora un po' bavosa. Ancora un po'. Si dice così, bavosa delle omelette, eh? Lascia l'omelette bavosa, sì. Ancora un po' umida. Giù la pasta, ancora un po' umida. E via, iniziamo. Attenti ai gambi. Iniziamo a mantecare.
che anche se la pasta la stiamo condendo a crudo, va comunque mantecata. Ah! Scotta! Cazzo, cavolo! Acqua di cottura. Cazzo! Impiattiamo, ragazzi. Per l'occasione ho scelto un fantastico e particolarissimo piatto fondo bianco. Più particolare di questo ci sta solo il piatto fondo nero. Il piatto fondo nero. Bella pasta, abbondante, raga. Comunque, oh, quanto era facile sta ricetta, Gio? Mamma mia. Ma infatti mi sa che domani... Dammela una soddisfazione intanto. Una, dammela una soddisfazione. Che gli amici miei lo dicono che sono migliorato, Ah, perché cucini? Allora, già così è buona e bella, ma andiamo con altro salmone sopra. Altre scorzette e alla fine altro pistacchio. E guai a chiamarmi food pornaro, perché questo piatto è buono. È buono e potrebbe essere servito nei ristoranti non food pornari. O no? Tu che dici? Tra l'altro c'è la bellezza. Guarda il colore. Salmone selvaggio. È il colore dei miei occhi. Ma caro Andrea Gotch 6355, andiamo all'assaggio, perché sono quasi sicuro che è spettacolare, però magari sei un infido che mi ha voluto mettere in difficoltà. Ragazzi, paurosa. Spaventosa, ma io a questo piatto do 8. Sentiamo il cameraman quanto gli dà. Io so, di solito so più buono, Senti, voto? Per me è 8.5. 8.5. Il pesto è inaspettato. È buono. E non ha nulla da invidiare al pesto alla genovese, O sbaglio? Comunque ragazzi, scrivete qua sotto i 4 ingredienti con cui dovrò cucinare il prossimo piatto. Mettete like, mettete mi piace, che è la stessa cosa, mettete like, commentate, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e basta, fatemi sapere cosa volete vedere nella prossima ricetta.